Più potente, più versatile e più moderno, l'amplificatore programmabile Fender è tornato. Ecco il Mustang GTX 100. Un cervello digitale, 100 watt di potenza mettono insieme un amplificatore pensato per suonare dal vivo, ma con diversi assi nella manica per lo studio di registrazione. Al suo interno il Mustang GTX racchiude 39 amplificatori e più di 20 cabinet, oltre a una vagonata di effetti di ogni tipo, ma la lista di simulazioni è in continuo aggiornamento con i nuovi firmware. All'appello ci sono tutti i modelli storici, ovviamente anche i classici Fender. Parliamo di una macchina basata su simulazioni digitali, ma con uno spirito da combo classico. L'altoparlante Celestion, montato in un cabinet aperto sul retro, forma una struttura tradizionale per un sound tradizionale. L'impressione, anche se si parla di simulazioni, in effetti è quella di un amplificatore per chitarra a pieno titolo, con la botta e la direzionalità tipici della categoria. La soddisfazione è garantita, sui puliti. Quanto sui distorti. Ma c'è anche un'altra faccia, quella della versatilità, con un ingresso aux e un'uscita cuffie, prese per il send and return stereo, jack per il controller a pedale in dotazione e due uscite XLR per entrare direttamente in un mixer o in una scheda audio. Poi ancora USB per gli aggiornamenti e per la registrazione in diretta, trasformando l'amplificatore stesso in una scheda audio ideale per l'home recording e per giocare con suoni un po' particolari. Insomma, abbiamo una dotazione più che sufficiente per la necessità della stragrande maggioranza dei musicisti a cui un amplificatore di questo tipo si rivolge. Su Accordo.it trovate la recensione completa del Mustang GTX 100. Io sono Pietro e in questo video passeremo in rassegna alcuni dei suoni e scopriremo il funzionamento a base dell'amplificatore Fender. Ma prima voglio ringraziare i lettori che hanno deciso di sostenerci con una donazione, rendendo possibile questo video. E voglio ringraziare anche te che lasci un mi piace, condividi questo video e ti stai iscrivendo al canale proprio adesso. E non hai dimenticato di attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti del caso. Non indugiamo oltre e guardiamo da vicino i controlli. Tutto ruota intorno al display a colori e ai pulsanti immediatamente adiacenti. La parte in alto del display e dei comandi è relativa ai preset scelti. La parte centrale è alla catena del suono mostrata nel dettaglio. La parte in basso per le regolazioni del blocco selezionato. Per personalizzare un preset evidenziamo la catena e col selettore rotativo scegliamo l'anello o il blocco da modificare. Per esempio l'amplificatore, che potremmo regolare sia con i parametri a schermo in basso, sia con le manopole fisiche sulla sinistra. Per aggiungere un effetto, selezioniamo la porzione centrale del display, scorriamo fino al più e inseriamo ciò che ci serve. Se vogliamo riposizionare l'effetto, schiacciamo il pomello e procediamo. Tutte le altre funzioni, come i collegamenti per la programmazione in remoto, sono accessibili dal tasto menu. La pedaliera inclusa è quello che serve per portare il Mustang anche dal vivo. Nella modalità preset, i pulsanti selezionano appunto i preset. Il tasto Back Up scorre al quintetto di preset successivi e, se tenuto premuto, va a quelli precedenti. Nella modalità Stompbox è possibile azionare singolarmente gli effetti in catena, relativi al preset in uso. Tenendo premuto il tasto Mode si aziona l'accordatore. Premiamolo ancora una volta e richiamiamo il looper integrato. Anche qui il funzionamento è intuitivo. Premiamo per cominciare a registrare. Premiamo di nuovo per far partire la riproduzione del loop.
Clicchiamo Overdub per creare una sovraincisione. Premiamo Undo se vogliamo cancellare un errore sull'ultima traccia registrata. Premiamo Stop per fermare tutto. Tra i 200 slot a disposizione per i preset troviamo veramente un po' di tutto. Ci sono timbriche legate a stili musicali come country, o l'immancabile surf. E naturalmente metal. I programmatori si sono davvero sbizzarriti sugli effetti di ambiente e le modulazioni. In alcuni casi hanno creato le basi per generare dei veri paesaggi sonori. Ma ci sono anche algoritmi focalizzati sul pitch e l'armonizzazione. Questo oltre ai classici di compressione, chorus ed effetti più convenzionali. Non ci facciamo mancare niente, soprattutto dei preset ispirati a brani famosi o a chitarristi ben precisi. Sia per territori in cui Fender è dominatrice assoluta, sia con suoni ispirati alla diretta concorrenza. Le simulazioni toccano davvero tutti gli estremi, come un generico punk rock, o un inequivocabile suono thrash metal. Questo è stato solo un rapido assaggio delle potenzialità offerte dalla rinnovata gamma Mustang GTX. L'invito, come sempre, è provare l'amplificatore con le proprie mani per conoscerlo davvero a fondo. Non ve ne pentirete.